Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo qui oggi appunto a Carpanzano, dove c'è la 12ª Sagra della Castagna, e in occasione appunto di questa ricorrenza annuale abbiamo delle tradizioni che si ripropongono, come quella per esempio del tombolo. Il tombolo, che vedete in sovrimpressione, è uno strumento che permette di realizzare degli oggetti in tessitura, ma ce lo facciamo spiegare da Rosetta Bruno, che lo utilizza e poi vedete appunto i lavori. Buonasera Rosetta. Buonasera. Allora, il tombolo è questa, cioè una lavorazione che viene fatta su un disegno con degli spilli, l'uncinetto e questi attrezzi di legno che vengono chiamati fuselli. Fuselli. E che poi vengono intrecciati e quindi formano il disegno e si creano i vari oggettini che poi, cioè, uno può fare un vassoio, un quadro, oppure dei braccialetti, delle tovaglie. Che storia ha il tombolo? È una storia antica, perché si lavora da molto tempo, cioè dall'antichità, fin dall'antichità. E come mai, diciamo, hai scelto di dedicarti, siamo comunque nel 2016, sono comunque lavori tradizionali che sicuramente in questo periodo vanno molto, proprio per la ripresa delle, diciamo, delle tradizionalità del territorio, tipici del territorio. Tra l'altro tu sei di San Pietro Apostolo, giusto? Apostolo, sì, provincia di Catanzaro. E niente, cioè, c'era una signora nel mio paese che lo lavorava e quindi io mi sono incuriosita e poi piano piano ho voluto imparare a lavorarlo. È difficile imparare a lavorarlo? Si può appunto insegnare a dei ragazzi giovani che lo vogliono imparare, o pensi che ci possa essere anche mercato sul territorio per poter vendere questi oggetti? Sì, 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 cioè per chi li apprezza, sì, c'è un lavoro molto, cioè è lavorato come lavoro. Ci vuole molta pazienza, questo sì, sicuramente. Però magari c'è anche un lavoro rilassante, perché penso che molta gente lo faccia anche. Il rumore che fanno i fuselli è molto rilassante, sì. Sì. E quindi questo lavoro del tombolo, dicevamo, permette di creare vari oggetti, dalle maglie, vedevamo prima infatti, alle sciarpe. No, non sono maglie. No, le maglie no, quelle sono un altro lavoro, e la forcella, che è un altro tipo di lavorazione. Mentre il tombolo si usa per fare lenzuoli, per fare coperte, tovaglie, le tovaglie da faccia. Cioè, noi abbiamo fatto anche i braccialetti, che è un'innovazione adesso, cioè fino adesso non si creavano neanche i braccialetti. E invece noi abbiamo creato i braccialetti, le collane e dei quadretti, oppure i vassoi, questi qua. Sì, perfetto, adesso mostriamo questi vassoi. Cioè, questo è uno dei piccoli vassoi, poi si possono fare grandi, uno come vuole. Perfetto, quindi diciamo che questo lavoro che è sviluppato appunto con questo tombolo, che è un attrezzo, uno strumento tradizionale, può essere comunque adattato alle esigenze moderne, diciamo, di qualunque situazione familiare. Quindi anche, io lo chiamo ricamo, però non è un ricamo fondamentalmente, però si può comunque disegnare qualunque cosa su anche una tovaglietta. Sì, 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 con i vari disegni che si creano prima sul tombolo e poi vanno applicati sulla stoffa. Perfetto, e a fine dell'intervista daremo dei riferimenti, sicuramente chi vorrà contattarti o per acquistare o comunque anche per avere informazioni su come imparare a utilizzare il tombolo, e magari, non so, visitare anche San Pietro Apostolo, dove sappiamo che comunque tu hai la tua, diciamo, attività, questi lavori stanno, diciamo, prendendo molto piede, anzi nell'ultima festa di San Pietro Apostolo, che è stata proprio quest'estate, li hai venduti tutti. Sì, 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 è stata anche una sagra, la sagra della ciliegia, quindi sì, sono venuti molti a visitare, quindi ho venduto parecchi oggettini, sì. Perfetto, io ringrazio Rosetta Bruno per il tempo che ci ha dedicato, quindi avrete a fine del video i riferimenti appunto della sua attività, della sua, diciamo, tradizionalità, perché è difficile trovare, secondo me, un modo di diciamo, non è ricamare, diciamo, di creare, quello direi proprio così, di creare qualcosa in maniera così originale. Grazie ancora, Liberi TV Carpanzano.